Mike è l'amico mio, il mio nemico è il porco. Oggi troveremo risposte riguardo al chi ha creato questa confusione spazio-temporale. Chi sia il responsabile? Chi sia Aleph? Prima, però, come disse un vecchio saggio, non ha detto niente il vecchio saggio, perché di nuovo il GoXLR non funziona. Allora lo rifò, come disse un vecchio saggio. Se nel mondo esistesse un po' di bene. Quello sopra è Morgan, oddio, sembrava. Ecco Morgan. Le brutte intenzioni. Che succede? Un solo mostro. Om, om. Godone è morto, Morgan. Mi hai freddato. Oddio, due bootleg, raga! Porca puttana, ho miscliccato, ho attaccato con tutti e due! Siamo nella merda, raga! Meno male è vivo. Adesso registro. Cazzo, ho miscliccato! Cazzo! Vabbè, meno male ho fatto colpo, con l'altro dovevo aver registrato. No! Missato, godo. Dai, registro. Madonna, ma no! Ma che sto facendo con queste mani? Ho mancato, godo. Dai, missa ancora. Sì. Dai, adesso si registra, eh. Adesso si registra. Dai. No! La missione che abbiamo è... Ho sentito che sulla vetta c'è una specie di strano faro. Fine. La quante giostra, godo. Non pensavo di incontrarla in una grotta innevata, ma... Ok. Presa. Stats. All rounded. Na merda. Zeus Saetta e la Evo. Velocissimo, 200 di velocità. Basta però. Posso dire un altro mostro di merda. Ciao Kaylee. You stupid ne- Il faro è una stazione. Stazione di Islington. Il binario B è già aperto. Verità, menzogna, la vostra neonata specie si preoccupa troppo di concetti così banali. La realtà non è vera, accettate l'ignoranza. Voi non capite, lasciate che io vi risvegli dalla vostra falsa percezione di realtà e menzogna. Potrebbe essere l'arcangelo Veiturre dell'ignoranza, è Babelith lui. Lente di cristallo, quindi è vetroso questo signore. Non fa tanto male, battutaccia non dovrebbe fare niente. Come si fa a orientarsi in un bosco? Guarda dove crescono i muschettieri sugli alberi. Ben regge, Elfra. Battutaccia. Hai sentito di quello stardigrado claustrofobico? Gli serviva un po' di spazio. Falsa illuminazione. Che vuol dire? Confuso. Porca puttana. Battutaccia. Cosa diventa un ghiacciello se fa molto caldo? Un acquerello. Wow! Godo! Vera illuminazione. Porca troia. Fondiamo. Questa lead comunque è fuoco. C'è una verità che ora mi è chiara. Sono stata sconfitta. Ehi, bellezza. Amici, la squadra c'ha le mosse giuste. Il typing giusto. Per me questa è la squadra del finale. Well guys, è tempo. Stazione di Knightsbridge, quindi un'altra stazione. Questo posto è immenso. Se la porta che cerchiamo esiste, è senz'altro qui. Richiede degli oggetti interagire con queste spade. Ok. Oddio. Renice. Renato. Renato.
pim pum pam, è la mossa del mio amico Arturo. Con Zefiro vado sul sicuro. Pim pum pam nel culo. Mi ha tolto il muro Zefiro addosso, godo tantissimo. Mio nonno paura non ne ha. E godo, via. E se gli tirassimo dei colpetti? Madonna mia! 160-220, bello. Quindi il contrario della regina, è super forte in attacco, tutto il resto me. Sto un po' provato da questo piano. Oh, pietra chiave azzurra. Questa vallurata qui. Ok, questo è uno di quei bottoni che va colpito col mio pisellino. Anche qui niente bottone. Oddio, ora cade. Facciamo così. Cos'è quella roba? Oh mio Dio. È una bara questa? Franci, perché è così grande? È il figlio. Mordred, figlio mio, verrà fatta giustizia contro il re in rosso. Stai bene? Per un attimo sembravi stranito. Oddio, perché l'ho visto solo io? Perché Morgante è dentro di me? Sarà solo questo il motivo? Smogessa, va bene. Randello! Into Zefiro! Pom! Pom! Ah. No, quasi! Forse l'ustione lo uccide? Sì, godo. Smogmagog, non lo abbiamo, l'evoluzione del forno che abbiamo trovato nella nave. Smegmagod, il dio dello smegma. Tante tante difese. Mostro della Madonna. Pietra chiave azzurra. Direi salvello. Siamo arrivati così lontano, Franci. Ehi, hey. Non avevi intenzione di lasciarmi indietro, vero bello? Hey. Ultimo salto nell'ignoto, giusto? Da paura, frate. Devo esserci anch'io. Greetings. Se questo deve essere il nostro ultimo atto, allora usciamo di scena insieme. Uff. Facciamolo! Oh! Quella deve essere la porta. Wow, ce l'abbiamo davvero fatta! What? Aleph, quella vecchia strega ha nascosto proprio bene questo posto. Sapevi che questa intera ferrovia è un altro di noi arcangeli? Sì. La Merlinea la chiamiamo. Tutta la vostra isola è sulla sua schiena. Non avrei mai trovato la camera senza di voi, davvero. La vecchia strega mi ha tenuto intrappolato in queste gallerie per lungo tempo, ma alla fine ho vinto io. Cosa vuoi? Che tono accusatorio. Cerchiamo di mantenere un'atmosfera positiva qui, gente. Perché tutto quello che voglio è andarmene proprio attraverso quella porta. A proposito di gente. Cazzo, mo arriva la squadra di arcangeli. E vi presento la nuova squadra. Vedete? Una volta era un pezzo grosso. Io e la mia vecchia squadra avevamo una specie di accordo con voi altri. Ancora spade. Yes. Voi umani vivete nei vostri piccoli mondi e inventate tutte queste idee carine, amore, morte, cose così. I vostri pensieri più potenti ci hanno dato vita. E in cambio noi viaggiamo nei vostri mondi per realizzare tutte le fantasie che avete ideato per noi. Purtroppo la mia vecchia gang ha perso un po' la bussola e ha dovuto separarsi. Ma ora siamo di nuovo in azione. Volete andarvene da questo mondo di terzo ordine? E anche noi. Anzi, sentite un po', vi propongo un patto. Patto? Ognuno se ne va per la propria strada e noi non visiteremo mai nessuno dei vostri mondi. Non ci vedrete mai più, che ne dite? Neanche per sogno. Non capisco. Ogni persona ha un valore, da qualsiasi mondo provenga. Tutto ciò che possiamo fare è fare del nostro meglio per aiutarli. Ma non faremo niente alle vostre realtà. Rischiereste davvero la vostra stessa vita per aiutare persone che nemmeno conoscete, ma certo. Vai. E va bene, va bene. Avete davvero poca voglia di collaborare. Perciò vi ucciderò tutti e me ne andrò di qui, d'accordo? Arcangelo Aleph, sovrano scarlatto della conquista. Voi ci avete creato e ora volete ucciderci? Ma fate pace col cervello! Non a tutti i torti, però sì.
Ok, Aleph, ok. Muro, non so cosa fai. Morte dei mille tagli. Che approccio poco produttivo. Ok, ora è vento. 10.000. Questi sono tanti. Rate. Non c'è collocazione. Porca troia. Perso. Sorry. Di nuovo. Io non gli contesto la terra, ma faccio colpo muro. Non spendo niente. Ancora colpo muro. Adesso fondi muro. Ora passa anche il muro. E adesso lo scopiamo. Godo! Faccio colpo in testa, raga. Fase 2? No. Vabbè sì, ora arriva la fase 2. Tornate tutti sul treno, ce ne andiamo. Ah sì? Andate via. Prossima fermata. Dove diavolo ci pare? Ok, scappate. Fran, ci fa presto. Aspetta, aspetta, mi devo curare. Ok, lì. Ok. Ho già visto queste luci prima d'ora, quando sono arrivata a Nuova Virral. Sapete, credevo di capire tutto quello che c'è da sapere sul cosmo. Ma questo vostro trucco della fusione è qualcosa che non ho mai visto prima. O no? Perhaps. Forse sarebbe un buon esercizio di team building. Ma che cazzo. Ritiro la mia offerta. Visiterò la tua realtà per prima. Una linea temporale immacolata, già diretta verso la distruzione. Che meraviglioso giocattolo sarà. Vi prego, regà, fusione delle fusioni anche noi. Sei pronto per questo, bello? Right. Ci siamo. Andiamo. Quando sei pronto, sono pronto anch'io, Franci. Molto bene. Ce la fai ad affrontare un ultimo combattimento, Franci? Dai, vi prego, fusione delle fusioni anche noi. Vi prego, vi prego, vi prego. No, tutti quei mostri sbagliati. Va bene, anche Falenik farà il suo. Brava Viola. Ah, non li controllo loro. Tutti col muro. Vai Falenik. Desiderate muovere guerra contro di me? Davvero tipico. Il più grande desiderio dell'uomo è distruggere se stesso. Posso farlo accadere ancora e ancora. Civiltà sono già bruciate al mio cospetto. Una volta vedrò di nuovo ardere quelle braccia. Niente più cassette. No, non hai capito. Stiamo tutti incassettati noi. Franci. Non siete bestie. Siete solamente umani. Typical. È così tipico di voi umani. Utilizzate qualcosa senza sapere come funziona. Così desiderosi eppure ingenui. Che cosa vuoi? In questo momento abbiamo un obiettivo in comune. Aleph è l'incarnazione della conquista. E io sono l'incarnazione della ribellione. Voi umani ci create con i vostri sogni e ideali. L'energia potenziale dell'umanità non ha limiti. Queste cassette sono solo talismani. La capacità di manifestare la vostra volontà di alterare la realtà, di cambiare il vostro mondo e voi stessi, è dentro di voi. Wake up already! Perciò svegliatevi! What? Franci, come stai? Why? Perché? Perché persisti? Perché questa è la mia volontà. Perché non ho ancora finito le idee. Perché non ho ancora finito le idee! Rice! Rice! Un solo obiettivo condiviso è tutto ciò che serve. I nostri cuori si uniscono. Spacchiamogli quel testone a calci. Scendiamo insieme. Uh.
o la va o la spacca. Come. Vieni, saremo noi a concludere questo racconto. Wow! Ah, la vecchia strega! Sempre una spina nel mio fianco! Arcangelo Gestalt Morgante invocato. Convinzione di Franci, energia di Barkley, coraggio di Eugene, creatività di Felix, arguzia di Meredith, determinazione di Viola. Ah, melodia di Kaylee motiva l'utilizzatore a continuare anche dopo la sconfitta. Non possiamo perdere. Cominceremo con Eugene. Eh no, su di me. Determinazione di Viola. Ah, non devo colpirmi? Ah, ok, ok, non avevo capito, ragazzi. Pensavo di dovermelo fare su di me. Finale di Morgana. Ok, questo non me lo faccio addosso. Ma tu sei Chad e ti nervi. Angelo Aleph Null è stato distrutto. La nostra canzone finisce qui. La tua volontà si è dimostrata più forte dei tuoi vincoli mortali. Che ti sia di lezione. Farewell. Addio. Huh? Questo edificio c'era anche prima. Hey, Sugar. Non abbiate paura di me. Mi chiamo Madame Ambra. Io e Franci siamo amici. Sono qui solo per assicurarmi che voi brava gente non vi facciate del male. E poi forse avrete bisogno di una guida con quel portale verso casa, non credi? Con un portale tra i mondi stabile come questo, le regole sono parecchio semplici. Dall'altra parte si trova lo spazio tra tutte le cose. Se non lo usate nel modo giusto, finirete per non andare da nessuna parte. Non è questione di scienza, ma di intenzione. Dovete raffigurarvi nella mente il mondo in cui volete andare e fare un passo avanti, senza avere legami che vi trattengono qui. Perciò vi consiglio di iniziare a dire un po' di addii, perché il viaggio è di sola andata. What? Cosa? Così vanno le cose, Rossa. Nuova Virral è un'anomalia. Voi altri siete qui solo per caso. Tornare qui non è proprio possibile. Ma ce la faremo ad andare via? Abbiamo troppi legami qua dentro ormai. Mi addolora che il nostro racconto si concluda qui, ma desidero di tutto cuore rivedere mio fratello. Separarsi è un sì dolce dolore. Addio, amici. Abbiamo affrontato esseri divini e abbiamo vinto. Accidenti, sono così entusiasta di tornare a casa e mettermi all'opera. Ci sono sempre comunità di persone che avranno bisogno di una mano. Non importa quando o dove sei. C'ho così tante cose da fare. È stato uno spasso. Accidenti, è stato un viaggio coi fiocchi, vero? Penso di aver avuto abbastanza ispirazione creativa per 10 vite. Per non parlare del fatto che ho incontrato di persona uno dei miei vecchi personaggi. Tutto questo mi mancherà, gente. Non sono pronta perché tutto questo finisca. Io torno a casa più forte di prima. Vivi la tua vita al massimo. Dimenticatemi, ok? Alla fine ci siamo, eh? Spero che non sia come svegliarsi da un sogno. Voglio ricordarmi di te, Franci. Voglio ricordarmi di tutti. Voglio ricordarmi di Arbor Town. Anche le parti meno belle. Perché sono tutte parte di me. Manifestare la nostra volontà per cambiare il mondo. Non abbiamo bisogno davvero delle cassette per farlo, vero? The future has always been ours for the taking. Immagino che non ci vedremo più, Franci. Non conoscerò mai nessuno come ho conosciuto te. Insomma, la fusione non capita tutti i giorni in una relazione, giusto? Sono triste, ma anche felice. Torneremo entrambi laddove è casa nostra, arricchiti dal nostro incontro. In fin dei conti è un lieto fine. I love you. Ti amo. Grazie tantissime. Stop!
così esperto, veterano, senti il freddo, l'ansia sale da dentro e mi darà la testa. Ancora io ti sento in lontananza. Ora dimmi dove si va. Io ti giuro dovunque andrai, al tuo fianco io ci sarò. E mi basta una sola chance, ma di te nessuna traccia. Siamo ovunque andrai, non stare a testa bassa mai. E se la storia si ripeterà, il tuo segno sul mio cuore mostra un tempo che non vola in una sola direzione. Se torni io mi rialzerò ancora mille volte più potente. Ormai io lo so cosa vuol dire. Credo che qualcuno voglia tornare indietro con te. Beh, alla fine almeno me ne vado con cane.